questa sera. Ringrazio Federico Del Prete, in particolare del Resto del Carlino, che si è dato disponibile, scusate, per presentare il dibattito. Abbiamo la senatrice Francesca Puglisi, che anche l'anno scorso è stata qua nostra ospite, Luca Rizzonervo, assessore al welfare e alla sanità del comune di Bologna, Marco Lombardo, consigliere comunale con delega per quello che riguarda la comunità europea e i fondi europei al comune di Bologna, e Matteo Lepore, assessore all'economia e promozione della città e allo sport, sempre del comune di Bologna. Quindi io credo che di temi interessanti e per il PD bolognese e per quello che riguarda tutta la città metropolitana di Bologna questa sera se ne possano toccare. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera a tutti, sono io che ringrazio voi dell'invito. Avete già sentito chi sono i protagonisti di questa serata. La serata è dedicata al percorso che ci porterà al congresso del Partito Democratico, che è previsto, salvo imprevisti, a ottobre, perché in questo partito non si può mai dire, però insomma, dovremmo esserci. Abbiamo qui alcuni protagonisti di questi giorni, a partire da Luca Rizzonervo, che è assessore al welfare, che con questo caldo potrebbe anche tornarci utile, perché non si sa mai che ci sia bisogno, ma come immagino voi tutti sappiate, in questi giorni ha alzato la mano, ha offerto una sua disponibilità nella corsa al congresso bolognese, di cui ovviamente dopo ci parlerà. E con lui a questo appuntamento ci sono anche chi, come Ralf Puglisi o come Marco Lombardo, fanno parte dello schieramento che lo sostiene. Matteo Lepore, che è anche lui assessore al Comune di Bologna, ha scritto ieri un lungo e ricchissimo spunto di riflessione sul suo blog, in cui mette sul fuoco molti molti argomenti, e dopo vorrei sapere da lui se è giusto fare uno più uno, cioè se quello che hai scritto ieri, la tua presenza qua, significa che anche tu fai parte di questa combriccola. Esatto. Dunque, partiamo un po' nel concreto. Mi hanno detto che dobbiamo fare in fretta perché dopo c'è l'orchestra, quindi non potete dilungarvi troppo. Esatto, le priorità, esatto. E quindi partirei da questo. Immagino che voi abbiate in mente un'idea di partito diversa da quella attuale, perché altrimenti non avreste fatto diciamo una proposta differente. Quindi chiedo a voi quali sono le prime cose che vi immaginate diverse dal giorno dopo il congresso di ottobre. Non so chi vuole iniziare, se vogliamo partire da Francesco.